Amen, pace a voi, benedizione. E allora stasera l'argomento è sulla guerra nella nostra mente. E ho visto anche il fratello che ha parlato, lui soprattutto si è concentrato su quelle che sono le armi del nemico, ma io voglio parlare invece quali sono le nostre armi in Cristo Gesù per riportare vittoria. Gloria a Dio. Allora voglio partire proprio da un verso base di questo studio che è in 2 Corinzi capitolo 10. I versi da 3 a 6. Ecco, lo leggiamo insieme, gloria a Dio, e lo Spirito Santo alla luce delle scritture ci illuminerà su quelle che sono le nostre armi potenti, vittoriose, a distruggere queste fortezze. Andiamo a leggere, secondo Corinzi, capitolo 10, i versi da 3 a 6. E dice così l'Apostolo Paolo. In realtà, sebbene viviamo nella carne, quindi viviamo in questi corpi, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. E siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Gloria a Dio, grazie a Dio per questa parola. Quindi, come dicevo, parleremo di questa battaglia, di questa guerra. Vedete come l'Apostolo parla proprio in termini bellici, di battaglia, di combattimento, di guerra. E il campo di battaglia è la nostra mente. E quindi voglio dire subito questo, cari fratelli, care sorelle, se noi non vinciamo questa guerra nella nostra mente, non possiamo andarci a imbarcare in altre guerre, combattimenti spirituali per aiutare gli altri, per liberare gli altri, combattimenti spirituali che a volte sento, principati, potestà, signorie, e a volte si fa una certa confusione, ma un'altra volta ne parleremo per capire chi sono questi principati, potestà, signorie, forze della malvagità di cui parla l'Apostolo Paolo in Efesi, ma stasera ci vogliamo concentrare su quella che è la nostra battaglia interna. Perché se non vinciamo la prima battaglia e riportiamo piena signoria di Gesù dentro di noi, non possiamo realizzare questa signoria di Gesù nella vita degli altri o attorno a noi, nella nostra casa. Allora parliamo di questo, la guerra nella nostra mente. La nostra mente è il terreno di battaglia fra la parte nostra, che siamo nuove creature, nate di nuovo, siamo figli di Dio. E c'è ancora però un terreno ancora che il nemico cerca di volere dominare, usurpare, dominare per farci del male. E questa battaglia avviene nella nostra mente. Andiamo per ordine. Il verso 3 che abbiamo già letto dice, anche se camminiamo nella carne, che tutti ancora siamo in questi corpi, dice però non combattiamo secondo la carne. Ecco, voi sapete c'è anche una battaglia tra lo spirito e la carne. E noi non possiamo vincere la carne con le armi della carne, è assurdo. Ma le nostre battaglie le vinciamo con armi spirituali e potenti ed efficaci. Quindi stasera, caro fratello, cara sorella, da parte di Dio, alla luce delle scritture, ti voglio fare sapere che noi abbiamo delle armi a nostra disposizione potenti a distruggere. Vedete come usa termini molto forti l'Apostolo Paolo, a distruggere queste opposizioni. E di che cosa si tratta? Ebbene sapere, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma sono potenti in Dio a distruggere le fortezze. Allora, che cos'è una fortezza? Dall'originale greco è una roccaforte, è un punto fortificato per resistere all'invasione di un nemico. Ok? E dice che queste fortezze sono di due tipi, sono i ragionamenti e le altezze. Quindi, questo è bene saperlo. Nella nostra mente noi abbiamo fortezze, cioè condizioni che si oppongono alla piena conoscenza di Dio, perché noi dobbiamo pervenire, lo vedremo alla fine, che la nostra mente deve essere la mente di Cristo e i nostri pensieri devono essere pienamente sotto la signoria di Gesù. Amen. Ma per arrivare a questo c'è da combattere. Ma gloria a Dio, abbiamo armi potenti, efficaci che il Signore ci ha dato. Per riportare vita. Allora, cominciamo a vedere cosa succede nella nostra mente. Cosa succede nella vita di ognuno di noi. Guardate, può succedere al pastore come succede all'ultimo arrivato, all'ultimo convertito. Amen.
allora questa battaglia è in ognuno di noi. Quindi non ti fare innanzitutto ingannare dal nemico dicendo: ah, solo tu hai questi problemi, solo tu hai questo contrasto nella mente, solo tu hai queste, invece tutti gli altri sono tranquilli. Non è vero. Quindi dice che questa battaglia, compreso pure ai suoi tempi l'Apostolo Paolo, aveva questo combattimento dentro la sua mente. E dice che le nostre armi sono potenti a distruggere le fortezze, come vi dicevo, sono delle opposizioni e sono formate da due tipi, come vi dicevo. Sono i ragionamenti, che in greco è la parola che viene il termine logica, ok? Il razionale, la logica, ok? Tutto quello che, come dice il mondo, è quello che io posso capire con la mia mente. E queste sono delle opposizioni, perché la logica, il razionale, serve se tu devi fare delle cose logiche, razionali. Se tu devi guidare la macchina, devi guidare con una certa logica, nel senso che devi guidare a una certa, con un certo limite di velocità, sapendo affrontare le curve, accelerando, frenando, e devi usare la logica per guidare bene. Ma quando tu ti devi muovere nella dimensione dello spirito, la logica è un ostacolo, la logica è un impedimento, la logica è una fortezza. Ti faccio un esempio, cominciamo a prendere l'esempio. Se tu ti metti a pregare per la guarigione di una persona, la tua mente logica ti dirà: ma che c'entra pregare per essere guarito? La tua mente razionale, logica, non potrà accettare che tu imponi la mano a una persona e quella persona viene guarita. Fai l'unzione dell'olio e un infermo viene guarito. La tua logica si opporrà, sarà una fortezza, sarà un'opposizione. Ma la Bibbia dice, caro fratello, cara sorella, che queste fortezze, questi ragionamenti devono essere distrutti se noi vogliamo realizzare le promesse spirituali. Amen. Ti faccio altri esempi. Se tu stai pregando per la tua famiglia, lo sai la tua mente cosa ti dirà? Sempre sotto l'influenza del nemico, ti dirà: ma che c'entra che tu preghi? Ma tu ti devi sforzare, tu ti devi impegnare, tu ce la devi fare. E invece noi sappiamo che la nostra vera strategia di vittoria è la preghiera. Amen. Sì, noi facciamo del nostro meglio per testimoniare i nostri familiari e via dicendo, ma sappi una cosa, che la strategia vincente è la preghiera. La tua mente è un'opposizione e ti voglio dire una cosa, ti voglio incoraggiare. Tu lo sai perché la mente si chiama mente? Perché mente. E non ci puoi fare affidamento. La nostra fermezza non può essere basata sulla instabilità della nostra mente che è mente. Andremo a vedere che la certezza, la sicurezza della nostra vita è basata sulla parola di Dio. Amen. E allora sappi una cosa, fratello, sorella. Tutti noi abbiamo un aspetto di essere una mentalità razionale, magari figli anche della mentalità greca, dell'illuminismo, non sto qui a pensare, a ragionarci sopra, ma noi siamo molto razionali. Ragioniamo cosa dice la gente normale. Se io le cose non le vedo, non ci credo. Se io non li capisco con la mia mente, non li posso accettare. Ma questo è un ostacolo per realizzare le cose spirituali. E la Bibbia dice che noi abbiamo armi potenti per distruggere queste fortezze di logica affinché possiamo vedere le cose spirituali. Amen. Anche nel ministero di Gesù, tante persone, se pensiamo con la loro logica, non avrebbero mai potuto realizzare le promesse di Dio. Abbiamo sentito della pesca miracolosa. Se Pietro si basava sulla logica, sull'esperienza umana, e dicevo: ma già abbiamo provato a pescare tutta la notte, non abbiamo preso niente. Ma invece la fede nella parola di Dio, che la fede non è logica, la fede va oltre la logica, a me gli ha consentito di fare quella pesca miracolosa. E se noi vogliamo vedere i miracoli, le guarigioni, il soprannaturale nella nostra vita, benissimo, dobbiamo abbattere, distruggere la logica che ci ostacola per vedere le cose che sono oltre il visibile, oltre la razionalità umana, perché la mente mente, arriva a un certo punto e si ferma, ma le cose spirituali sono nettamente superiori. E poi voglio soffermare anche sulle altezze. Le altezze dice che sono pure fortezze che si oppongono alla conoscenza di Dio. Ma cosa sono queste fortezze? Perché è importante sapere questo, perché a volte pensiamo che le altezze sono, non so, alto 2 metri. No, no. Le altezze, ascoltami con attenzione, andremo a prendere i versetti nella Bibbia. Le
Le altezze sono spiriti, ascoltami attentamente, ora vi porto le prove bibliche. Quando si parla di altezze, sta parlando di spiriti che vogliono inculcare pensieri negativi di dubbio, di incredulità, di odio, di rancore, di paure, fino a cose cattive, fino al suicidio, o di fare del male ad altri, o fare del male a te stesso. Se tu hai avuto questi pensieri, questi non sono pensieri tuoi, ma sono spiriti, sono altezze che vengono a influenzare la tua mente per farti fare del male. Andiamo a leggere questo nella Bibbia subito, perché magari andiamo a leggere Romani capitolo 8, i versi 38 e 39. Romani capitolo 8, i versi 38 e 39. Guardate cosa ci dice qui sempre l'Apostolo. Infatti sono persuaso, gloria a Dio, che né la morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, guardate poi cosa dice, né potenze, né altezza, leggiamolo insieme, ora lo sto proiettando, il verso 39, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura, vedete che sta parlando di creature, di esseri. Quindi non è altezza nel senso di dire 1,80 m, 2 m, ma le altezze, le profondità sono spiriti di demoni che vengono a inculcare, a suggerire, a ispirare nella tua mente pensieri demoniaci, pensieri negativi, pensieri di incredulità. Stai leggendo la Bibbia e quel pensiero ti viene a dire: ma chi te lo dice che questa parola è verità? Pensieri di dubbio sull'amore di Dio. Sì, ma in un momento magari di crisi, un momento che le cose non ti vanno come tu desideri, questi spiriti vengono a dire: ma Dio non ti ama, tu hai sbagliato, Dio non ti ama più. Ma Dio non ti ama perché tu sei bravo o buono, Dio ti ama perché Dio ama voi. Fratello, sorella, ascolta, incominciamo a mettere fede nell'amore di Dio. Dio non ti ama perché tu sei stato bravo o buono. Ricordiamoci, la nostra salvezza. La Bibbia dice che Dio non ha aspettato di noi essere buoni e bravi, ma Dio, nella sua infinita grazia, nel suo infinito amore, Lui, quando noi eravamo ancora morti nei falli e nei peccati, nel suo infinito amore ci ha amati e ha dato il suo figliolo per noi. Amen. Quindi l'amore di Dio verso di noi non dipende dal nostro comportamento. Le conseguenze dipendono dal nostro comportamento, ma l'amore di Dio rimane sempre stabile. Amen. Quindi quando ti viene un pensiero di dubbio sull'amore di Dio, tu devi capire che viene da queste altezze di spiriti immondi, spiriti maligni, che vogliono inculcare, inserire nella tua mente pensieri di dubbio, di incredulità, di scoraggiamento, di fallimento, di indegnità, di incapacità. Tutti questi pensieri, fratello, sorella, li devi rifiutare, li devi sgridare. Ora andiamo su queste armi, perché stasera voglio parlare che noi siamo nelle condizioni di vincere, gloria. Gesù ci ha dato le armi, le condizioni per noi riportare vittoria, perché a volte sembra come se il nemico fosse vittorioso, noi non possiamo fare niente, siamo come delle vittime. No, noi in Cristo Gesù siamo più che vincitori. Amen, ci credi fratello? Dillo amen come. In Cristo Gesù noi siamo più che vincitori. Ora sia ringraziato Dio che sempre ci conduce in trionfo. Amen. E quindi qui ci dice che queste altezze sono spiriti. Quando ti faccio degli esempi pratici, fratello, sorella, la mattina quando ti svegli e ti viene a disturbare un pensiero di paura, di preoccupazione per mio marito, per mio figlio, per il lavoro, per questa decisione, e tu entri in uno stato di agitazione, di paura, di ansietà, di preoccupazione. Questo lo devi sgridare. E allora, qual è la prima? Ascoltami, è importante. Cominciamo a parlare delle armi che noi abbiamo per distruggere queste fortezze, come vi ho detto che sono. Il ragionamento e la logica che si oppone alle cose spirituali e queste altezze che sono spiriti che vengono a disturbare, distrarre, scoraggiare, influenzare la tua mente. Quale arma potente? Qual è l'arma più potente che noi abbiamo? L'arma più potente che noi abbiamo è l'autorità nel nome di Gesù. Vi ricordate quali sono i segni che accompagnano i credenti? Guardate, non dice l'apostolo, il pastore, i credenti. Qual è il primo segno che accompagna un credente? Nel mio nome cacceranno i demoni. E tu, fratello, tu, sorella,
anche se non sei perfetto, anche se non sei infallibile, anche se hai ancora difetti, essendo un figlio, una figlia di Dio, sappi questo, tu hai autorità nel nome di Gesù. Amen. Hai autorità che quando viene questo pensiero di ansietà, di paura, di dubbio, di incredulità, tu hai l'autorità nel nome di Gesù di sgridarlo. E lo devi fare con convinzione, con consapevolezza di questa autorità che tu hai nel nome di Gesù. Noi abbiamo quest'arma potente. E non dipende dalla tua maturità, ma dipende dal fatto che tu sei un figlio di Dio. E come figlio di Dio, credente in Cristo Gesù, tu hai autorità. Amen. Vi ricordate, i discepoli non erano un granché ancora. Ma disse: Signore, nel tuo nome anche i demoni ci sono sottoposti. E noi siamo in una condizione migliore di quei discepoli, perché noi siamo nati di nuovo, siamo ripieni e battezzati di Spirito Santo e abbiamo autorità nel nome. Quindi d'ora in avanti, fratello, sorella, non permettere più a questi pensieri negativi, come ti dicevo, di dubbio, di incredulità, di rancore, di indegnità, di fallimento, qualunque pensiero negativo, tu lo devi identificare nella fonte, perché a volte, come dire, ti sbatti la testa al muro pensando che quei pensieri sono i tuoi. Non è così, perché il diavolo è talmente vigliacco che prima ti mette il pensiero negativo e poi ti dà i sensi di colpa come se quel pensiero fosse tuo. Ma noi siamo figli di Dio. I pensieri negativi vengono dal nemico, i pensieri malvagi vengono dal malvagio. E noi li dobbiamo sgridare, amen. Li deve sgridare, cacciare fuori, li deve rifiutare e li deve, come dire, rimandare al mittente. Amen. Chiaro, fratello, sorella, così? Tu sai, la mattina quando ti svegli e ti viene un pensiero negativo, sgridalo nel nome di Gesù. Tu hai autorità, fallo con fede, con convinzione, perché tu questa autorità già ce l'hai nel nome di Gesù. Amen. Un'altra arma potente che noi abbiamo per riportare vittoria in questo territorio della battaglia della nostra mente è la verità della parola di Dio. E allora, come vi ho detto, la mente, mente, ascoltami, fratello, non ti affidare ai pensieri, ai sentimenti, alle sensazioni, alle opinioni della tua mente, perché la mente mente. Ci siamo? E se uno è in balia della sua mente, fallisce. Ma se tu hai come fondamento della tua vita la roccia eterna della verità della parola di Dio, tu hai vittoria. Amen. Te lo voglio dire con chiarezza, fratello. Affronta, vinci e distruggi ogni dubbio, ogni incredulità, ogni pensiero della mente che il diavolo viene a sussurrare in questo campo, come? Credendo nella parola di Dio. Ti trovi, stai combattendo per la tua famiglia, applichiamolo. Lo sai cosa ti dirà la mente che mente? E tuo marito non si convertirà mai. Tuo figlio è sviato, non c'è niente da fare. Perché? La tua mente è istigata da pensieri negativi del diavolo. Invece tu come devi rispondere? Come ha fatto Gesù? Sta scritto. Cosa sta scritto per la nostra famiglia? Te lo ricordo, fratello, sorella, per la nostra famiglia c'è scritto: credi essere salvato tu e la casa tua. Io e la casa mia serviremo l'Eterno. I nostri figli e le nostre figlie profetizzeranno. Questa è la verità della parola. E l'ascoltami. La fede nella verità infallibile della parola di Dio distruggerà e sconfiggerà i dubbi della mente. Quindi, fratello, sorella, non essere più vittima dei pensieri, della mente, istigata, istillata, avvelenata dai dubbi di questi spiriti diabolici, ma credi nella parola di Dio. Amen? E vedrai che la fede nella parola di Dio caccerà via tutte queste tenebre. È come quando tu entri in una stanza, che succede? Che se non accendi la luce ci sono le tenebre, c'è buio. Ma quando tu accendi la luce, gloria a Dio, le tenebre fuggono. È così quando tu accendi la luce della verità. La tua parola, cosa dice la tua parola? È una lampada al mio piede, una luce nel mio sentiero. Quando tu accendi la luce, credendo e dichiarando la verità della parola di Dio nella tua vita, tu vedi che le tenebre fuggiranno. Quindi, fratello, sorella, non fare più regnare le tenebre con i dubbi, le incredulità, i sensi di colpa, di condanna. La Bibbia dice: non c'è più nessuna condanna. Ascolta, sento questo forte per qualcuno che ci sta seguendo. Il nemico ti attacca con sensi di colpa per errori fatti nel tuo passato.
ti ricorda sempre quell'errore, quella scelta sbagliata, quella decisione sbagliata. E il nemico ti ricorda e ti identifica. Tu sei quella persona che ha fatto quell'errore. Ascolta, se tu hai creduto in Gesù, la Bibbia dice questo: non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché? Perché la legge dello spirito della vita mi ha affrancato la legge del peccato e dell'amore. Quindi non stare più sotto sensi di colpa, di condanna, di accusa del diavolo. Se hai peccato, chiedi perdono a Dio. Chiedi che il Signore ti lava col sangue di Gesù, ma dopodiché credi che sei stato perdonato, imbiancato, purificato, il tuo peccato è stato cancellato e dimenticato, gettato nel fondo del mare e non c'è più nessuna condanna. Amen. E io ringrazio Dio perché stasera lo Spirito Santo ti renderà veramente libero. Come? Con la fede nella verità, nella parola di Dio. Ma andiamo un pochino avanti che voglio prendere altri versi per voi. Come si fa che la Signoria di Gesù regni nella nostra vita? Guardate in che condizione è la nostra mente. Romani 2,15, andiamola a leggere. Romani capitolo 2, il verso 15, lo leggiamo insieme alla regia. Esse dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori. Perché? Perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Vedete? Questa era la vita di ogni persona. Accusare e scusare. Momenti di scusa, troviamo scuse per cose sbagliate e troviamo accuse per cose giuste. Questa è la mente, ecco perché, come ti ho detto, caro fratello, caro sorella, non fare più affidamento all'instabilità, alla inattendibilità della tua mente, ma poni piena fede nella verità incrollabile, ferma, fedele della parola di Dio. Perché tu non sei quello che la tua mente ti dice, o gli altri dicono, tu sei quello che sei in Cristo Gesù e che la Bibbia ti dice. Amen? E questo è importante. Identificati con chi tu sei in Cristo Gesù. Tu sei un figlio di Dio. Tu sei lavato col sangue di Gesù, tu sei un credente, tu sei nato di nuovo, tu sei purificato, imbiancato, benedetto, e Dio ha un piano di gloria per la tua vita. Questa è la verità. Tutte le altre cose sono menzogne della tua mente istigata dal diavolo. Ma stasera dobbiamo riportare vittoria nel terreno della nostra mente. Amen? Come facciamo? Andiamo a leggere Romani 12. Bellissimo, gloria a Dio. Questo è importante, questo è compito nostro. Bellissimo, gloria a Dio, leggiamolo insieme, guardate che bello. Non conformatevi a questo mondo, amen, fratello, se la mentalità, lo stile di vita mondano, non ci dobbiamo prendere la forma, nell'originale greco è lo schema di questo mondo, ma siate trasformati, gloria a Dio, come? Mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché con la mente rinnovata conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Amen. Allora, fratello, sorella, cara, se tu stai sempre in quella battaglia nella tua mente di dubbio, di incertezza, di incredulità, tu non potrai mai conoscere la volontà di Dio. Perché qui ci dice che prima bisogna rinnovare la mente. Perché siamo trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Come avviene questo rinnovamento della mente? Attraverso la lettura, meditazione, la fede nella parola di Dio. Perché la parola di Dio non sono altro che i pensieri di Dio scritti. E cosa dice la Bibbia? Lascia l'empio la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri, perché i pensieri di Dio come sono? Come i cieli sono più alti della terra, così i pensieri di Dio sono molto più alti dei nostri. Allora ci dobbiamo disintossicare, disfare dei nostri pensieri carnali, mondani, diabolici e lasciarci riempire dai pensieri di Dio. Pensieri di grazia. Che pensieri ha Dio per te, fratello, sorella? Cosa dice la parola? Ho pensieri di pace per darti un avvenire, una speranza, un futuro. Questo è il pensiero di Dio. Ogni altro pensiero contrario a questo viene dalla tua mente, viene dal diavolo e ti vuole distruggere. Ma stasera fai regnare la tua mente i pensieri di Dio, secondo la sua parola, e farai vincere Gesù. Amen? La verità di Dio, la luce della verità, caccia via le tenebre dei dubbi, dell'incredulità e della razionalità. Amen? Quindi attraverso il rinnovamento della mente. Poi guardate che bello questo in Efesi 4. Andiamo a leggere. La Bibbia ci dà i mezzi per essere cristiani vittoriosi. Gloria a Dio. Efesi 4 dal verso 23. Gloria a Dio, grazie a Gesù che ci hai messo in grado. E allora,
Efesi 4 dal verso 23. Lo leggo semplicemente. Guarda così. Di non seguire più le cose del mondo, dice, e essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. Ecco cosa dice. Perché come sappiamo, in un versetto non l'ho preso, ma in Proverbi c'è scritto quello che l'uomo pensa, tale egli. Amen. Se tu hai pensieri negativi, parlerai, agirai in maniera negativa. Se tu invece permetti ai pensieri di Dio, sapete, come una trasfusione, i pensieri di Dio vengono nella tua mente, ti disintossicano, ti lavano, ti liberano dai pensieri umani, carnali, terrene, diabolici, mondani, e i pensieri di Dio prendono signoria nella tua mente, allora sì, sarai trasformato. Amen. Continuiamo a leggere lì in Efesi, capitolo 4, poi leggiamo anche il verso, dopo il verso 23, il verso 24, dice, guardate che bello, e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia, ecco, secondo criteri di giustizia, nella santità che procedono dalla verità, gloria a Dio. Perciò, fratelli cari, leggiamo il verso 25, perciò, bandita la menzogna, cacciata via, rifiutata, non deve fare parte della nostra vita. Ogni forma di bugia, di menzogna viene dal diavolo. Quindi, fratello, te ne devi liberare. Non esistono le bugie a fin di bene, non esistono le bugie innocenti, non esistono. Ogni bugia, piccola, grande, viene dal diavolo e tu te ne devi disfare. Qui dice, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al proprio prossimo. Perché? Perché siamo membra gli uni degli altri. Amen. Poi il verso 26. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira. Non fate posto al diavolo. Ecco. Lamentate del rancore, la mentalità del risentimento, dell'amarezza. Ti voglio dire anche questo, frate, ora ci preghiamo, col permesso del pastore Cataldo, che Dio ti liberi da ogni forma di amarezza. L'amarezza è un inganno del diavolo. Anche se ti hanno fatto del male, delle ingiustizie, delle ferite, delle delusioni, non puoi stare in questo stato. Perché quando tu perdoni una persona, tu liberi un prigioniero. E quel prigioniero sei tu. E stasera Dio ti vuole liberare dal rancore, dall'amarezza, dal risentimento. Perché se tu stai nell'amarezza e nel risentimento, tu stai col diavolo. Ma se invece tu stai nel perdono, nella grazia e nell'amore, allora tu stai con Dio. Verso 26, l'abbiamo letto, 27, guardate, il verso 28. Chi rubava, non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che ne ha bisogno. Vivere onestamente, cari fratelli, care sorelle, in questo mondo, come diceva una canzone del mondo, in questo mondo di ladri, noi siamo chiamati a vivere in maniera onesta, integra, da veri figli di Dio. Tenendo alto, come dice, l'onore dell'Evangelo, risplendendo come luminare in mezzo a una generazione incredula e perversa. Poi, verso 29. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Amen. E non ci scusiamo, non cerchiamo scusa. Me l'ha fatto scappare, mi è uscita così. Ma da te è uscita, vuol dire che c'era. La situazione esterna serve per agitare. Ma fa venire fuori quello che c'è dentro di te. E allora, vi dice, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Nessuna cattiva parola. Ma se ne avete qualcuna buona che edifichi, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia, grazia, grazia a coloro che ascoltano. Amen. C'è scritto di Gesù che le persone pendevano dalle sue labbra perché lui aveva parole di grazia verso ogni persona. Non di accusa, non di condanna, non di critica. Non di maledire, ma di benedire, di grazia, di perdono. E questo attira le persone. Amen. Poi, verso 30, non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Se tu cammini secondo lo Spirito di verità, lo Spirito Santo gioirà. Amen. Ma se tu cammini con lo Spirito opposto, di menzogna, di falsità, di disonestà, tu rattristi lo Spirito Santo. Amen. E allora andiamo avanti e concludiamo. Il verso 31 lo leggiamo pure, bellissimo, gloria a Dio. 31 e 32. Via da voi ogni amarezza. Quindi ci dobbiamo, quello che vi dicevo, ci pregheremo, via da voi ogni amarezza, cruccio, ira, clamore, parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi
perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Che bella la parola del Signore. E allora, fratello e sorella cara, stasera Dio ti vuole liberare e dare una grande vittoria nella tua mente. Amen. Affinché, a dove dobbiamo arrivare? Come vi dicevo, dobbiamo arrivare ad avere la mente di Cristo, progressivamente, battaglia dopo battaglia, vittoria dopo vittoria, distruggendo queste fortezze che sono la razionalità, la logica, vanno distrutte per vedere le cose sovrannaturali. E bisogna cacciare via nel nome di Gesù le altezze, questi spiriti immondi che istigano, instillano nella mente pensieri negativi. Mi deve sgridare, ora ci preghiamo. L'ultimo versetto e poi preghiamo. Efesi 4 da 6 a 8. Scusate, Filippesi 4, 6, 8. E allora, leggiamolo insieme, anche voi che siete a casa. Non angustiatevi di nulla, mormorarsi, lamentarsi, queste cose non è per chi cammina nella fede. Non angustiatevi nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamento. Ogni preghiera si inizia con ringraziamento, si finisce con ringraziamento. E la pace di Dio, guardate il risultato qua, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. E allora che dobbiamo avere nella nostra mente? Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Amen. E ognuno dica amen a questa parola. La nostra mente non deve essere più in balia di pensieri del mondo, del diavolo, della carne e via dicendo. La nostra mente ora appartiene a Cristo e noi la dobbiamo custodire. Sapete, quando c'è un terreno incolto, crescono le erbacce, passano animali selvatici, ma quando una persona si compra un terreno e ci tiene, fa la recensione e se lo coltiva. E così deve essere la nostra mente. La nostra mente non devono più scorrazzare pensieri diabolici, mondani, carnali, via dicendo. Ora la nostra mente, come dice una parte, avendo cinti i lombi della vostra mente, camminiamo per crescere nelle cose di Dio. Questa nostra mente ora appartiene a Gesù, perché qual è l'obiettivo? Ritorniamo in Secondo Corinzi, rendiamo ogni pensiero ubbidiente a Cristo Gesù. Amen? Perché se noi sottomettiamo i pensieri a Cristo Gesù, non cadiamo nell'errore di poi, perché se il pensiero, sapete, il pensiero è come un seme, lo puoi piantare in profondità quanto vuoi, ma prima o dopo verrà fuori, e pensieri sbagliati porteranno a parole sbagliate, azioni sbagliate, reazioni sbagliate, scelte sbagliate. E allora che dobbiamo fare? Dobbiamo prevenire. Amen. Con pensieri di pace, di grazia, onorevoli, giusti, santi, in maniera tale che poi questi ci porteranno a parole giuste, parole sante, azioni giuste, azioni sante. Così realizziamo la piena signoria di Gesù nella nostra mente. Amen. E questo farà felice noi, perché la nostra, come abbiamo detto qua, la pace di Cristo regnerà nei vostri cuori. Gloria a Dio. Amen. E questo è quello per cui pregheremo stasera. La pace, stasera andremo a letto con la pace del Signore. Amen. La pace di Dio. Voglio pregare. Il pastore Natale. Vogliamo pregare insieme. Vai avanti tranquillo, io ti sostengo, che lo Spirito Santo guidi, e anche tu che sei a casa, afferra quelle cose che hai bisogno e mettiti insieme, perché la liberazione può avvenire mentre noi preghiamo, perché Dio è all'opera, lo Spirito Santo è dove sei tu, perciò tu che cerchi un rimodulamento della tua mente, secondo Dio, mettiti insieme e prega insieme con noi. Alleluia. Grazie. Grazie Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, con l'autorità di Gesù. Sì, Signore. Ricordiamo, Signore, e proclamiamo la piena signoria di Gesù nella nostra mente. E nel nome e con l'autorità di Gesù vogliamo distruggere tutte quelle razionalità, tutte quelle logiche umane che hanno formato delle fortezze nella nostra mente, nel nome e con l'autorità di Gesù siano distrutte nel nome di Gesù. E vogliamo sgridare e cacciare dalla mente
di ogni fratello, di ogni sorella, tutti quegli spiriti di altezza, di profondità che mettono pensieri negativi, di paura, di ansia, di preoccupazione. Nel nome e con l'autore di Gesù, questi spiriti, questi pensieri li cacciamo fuori dalla mente nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. E proclamiamo la piena signoria di Gesù nei nostri pensieri. Noi decidiamo stasera di avere pensieri di pace, di onestà, di onore, di dignità, di fedeltà, di santità nel nome di Gesù. E noi proclamiamo che Gesù Cristo è il Signore dell'intero essere nostro, spirito, anima e corpo. E nel nome e con l'autorità di Gesù proclamiamo vittoria e liberazione nella vita di ogni fratello, di ogni sorella che in questo momento ci sta ascoltando nel nome di Gesù. E ancora nel nome di Gesù voglio sgridare spiriti immondi che hanno messo pensieri, sensi di colpa, di condanna, di accusa, di indegnità, vengono legate e cacciate fuori nel nome di Gesù e proclamo liberazione da sensi di colpa. Questi fratelli e queste sorelle, non c'è più nessuna condanna per quelle che siamo in Cristo Gesù, perché il sangue di Gesù ci ha lavati, ci ha imbiancati, ci ha giustificati e noi siamo liberi da ogni senso di colpa e di condanna nel nome di Gesù. E ogni pensiero di fare del male, fino al suicidio, li vogliamo sgridare questi spiriti nel nome di Gesù e li cacciamo fuori dalla mente dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, delle persone che sono in ascolto. Nel nome di Gesù siate liberati ora, nel nome di Gesù. E proclamiamo che la pace, la signoria di Gesù, la serenità di Gesù, la tranquillità di Gesù possa regnare nella mente e nei cuori di ogni fratello e di ogni sorella. Sì, o Padre, ancora vogliamo perdonare. Liberati da ogni cruccio, da ogni amarezza, da ogni rancore, nel nome di Gesù. Decidiamo di perdonare come tu, Padre, ci hai perdonato in Cristo Gesù. Stasera noi decidiamo di perdonare e rifiutiamo ogni cruccio, ogni rancore, ogni amarezza. Li rifiutiamo, li ricettiamo, li allontaniamo dalla nostra vita nel nome di Gesù. E grazie, Padre. Grazie, Signore, che ci hai liberato. Ci hai liberato, Signore, da sensi di colpa e di condanna e anche dal rancore e dal risentimento. E vogliamo che tu regni con la tua pace, regni con la tua parola, regni con la vita dello Spirito Santo, Signore. Grazie, Signore, perché avremo buone testimonianze. Sì, e daremo a te tutta la gloria, l'onore e il ringraziamento. Nel nome di Gesù, Amen. amen e amen.